Oh, buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno. Com'è? Buongiorno, grazie mille a Matti per i 3 mesi, grazie. Buongiorno. Sono invisibile? Sì, sempre per favorire la lettura dei sottotitoli. È una feature. Devo tagliarmi i capelli, però. Buongiorno. Assolutamente sì. Assolutamente sì, io vorrei riproporlo, assolutamente. C'è una macchia che mi trapassa il corpo. Sono i rischi della vita. Sono i rischi della vita. Perché dovrei mai, Guido? Ah, per farlo, per nascondere anche il microfono? Niente di vero, però sai che non è un'idea. Non è un'idea del cazzo far diventare il microfono invisibile. Eh no, allora, non è un'idea del cazzo mentre io ho la maglia invisibile. Però quando io non sono invisibile, diventerebbe una merda. Scusami, Guido, è che lì per lì il fazzoletto verde, sai, pensavo fosse una roba politica e no. Di prima mattina, insomma. Confermo, uomo invisibile, è tua. Lavata con perlana. Non è che ci porti un bel walkthrough tipo Uncharted. Non ho capito, che domanda è? Grazie, sir. Modestamente. No, niente politica per le divisioni. Sì, però se tu dici fazzoletto verde, è che non ti viene in mente la Lega? Cioè, subito dici, ma scusami, perché? Ormai, cioè, ci sono cose che non puoi, che non puoi più staccare dalla loro connotazione. Purtroppo è un altro esempio, che è un po' più brutal, se vogliamo, la svastica. La svastica ormai viene solamente collegata al nazismo e non invece al buddismo. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Larry, sono 6, le si vuole sempre bene, grazie mille per i suoi 6 mesi. Ciao Vale! Vale, stasera sei libero? Veneto e Lombardia, secondo me la prevalenza di pensiero porta a quello. Beh, dai, il fazzoletto verde richiama la Lega un po' in tutta Italia. Niente, Vale. Grazie lo stesso, sei un grande, un saluto. Infatti nessuno può più dire bunga bunga, santo cielo. Sì, la croce buddista, il manji, in senso antiorario, è verissima questa cosa qui. Non è la stessa cosa del. Si chiama sole? La svastica nazista? Boh, vabbè. Non è esattamente la stessa. Cioè, è specchiato. Il problema è che comunque, anche se tu la vedi dall'altra parte, vai a pensare ai nazisti, non vai a pensare ad altro. Quindi il verde non può essere il mio colore preferito? Non ho detto questo. Però se tu dici, mettiti un fazzoletto verde, cazzo, secondo me è la prima. Cioè, almeno a me la prima roba che mi viene in mente è perché mi vuoi far votare Lega o una roba del genere. Ecco, appunto, vediamo di evitare
stronzate politiche, non mi interessa, era solamente un collegamento. Non entriamo in merito di questo si fa, questo non si fa. Come chi indossava i foulard rossi, esattamente, esattamente. Beh, l'ho mescolato per 45 minuti, spero sia buono. No, no, Guido, figurati, figurati. Ti stavo, anzi, è stato una mancanza, un errore mio, perché ti ho risposto subito, quasi incazzato, no? E ti ho spiegato come mai della mia reaction così, un po' così. Stavo semplicemente giustificando la mia reazione. Non nulla di che. Che complicanze gioco per il video dei sub? Ah, per quello per il video, ok, non quello della live. Sono d'accordo. Pensavo stessi facendo tic con le dita. No, ho girato il caffè e me lo sono anche bello che bevuto. Ecco qua. Ed ecco qua. Non chiudere ma togliere le bandiere. Questo non ho veramente capito. Faccio una dieta a base di magnesio. Lo continuiamo sicuramente Project Winter. Infatti volevo riproporlo stasera. Adesso vediamo perché... Sta cosa di Hellblade mi ha un attimino incasinato i piani. Ha fottuto tutto quanto. Poi ieri, tanto che vi ho Hellblade, vi dico, ieri mi sono molto divertito con Nome Me Stesso. Non volevo dire Nome Merda, però effettivamente mi sono divertito. Quindi parlo di merda, mi sembra un po'. Nome Sky, ci ho giocato in live. E poi vi devo dire che la mia signora stava ruolando con gli amici sul suo PC, io mi sono messo le mie belle cuffie antirumori, le ho collegate al pad dell'Xbox, mi sono svaccato in divano e ho giocato un'altra oretta No Man's Sky. Ho abbandonato il pianeta merdoso dove eravamo arrivati ieri sera, sono andato in un pianeta fatto di ghiaccio, un pianeta completamente fatto di ghiaccio che ha il malus del ghiaccio, però lì ho iniziato a fare la mia base e cacchio se mi sono preso bene. Grazie allo spettatore svedese 9, sono nato gattone e le sue benedizioni fanno sempre effetto, garantisce. Mi hanno rinnovato il contratto ad indeterminato, bene. Grazie per la compagnia, le si vuole tanto tanto bene. Grazie mille spettatore, sono super contento per lei. Allora. 60 minuti. Ah sì, avevamo perso la testa. Abbiamo perso la testa per lui e noi adesso andiamo di qua, guarda, perché è l'unico posto dove possiamo inoltrarci. Non mi fa l'effetto vertiginoso stavolta? Solo quando attraversa cose più pericolose, va bene. Ciao Vale! Ah, no, forse devo solo tornare indietro, ok, giustamente. Ma no, non ho avuto culo Nido che hanno fatto l'update di No Man's Sky. L'ho giocato perché hanno fatto l'update. Non l'avessi fatto, non ci avrei giocato, semplicemente. Aiuto. Anche questo effetto qua non mi dispiace per niente. Non è una cosa che si usa spesso nei giochi. Beh, non l'effetto blurrato. L'effetto blurrato mi sta facendo venire voglia di morire. Questo pure. E stavo parlando dell'effetto di luci nelle pareti. Mi sa che è morta, eh? Orca puttana, è morta! Ma dai, ma io sto pensando a camminare tranquillamente, pensando ai cazzi miei e farvi notare. Ah, questo mi piace. Porca troia. Dovevo correre.
Il volume è importante ancora. Ma cosa sta succedendo con l'audio ultimamente? Devo prendere la torcia? L'ho notata anche io adesso appena respawnato che c'era una torcia. Però mi ero messo a godere degli effetti. Cazzo, questo effetto che bello che è. Colpa mia, scusate. C'è una bellissima cancellata, vero? Ma era qua dove era? Era proprio lì. Strano comunque che non me l'abbiano detto le voci, cosa che insistevano sempre su tutto. Vabbè. Beh, vedi, con la torcia non avremmo visto questi fantastici effetti a muro da Luna Park Horror. Molto figo, l'ho apprezzato molto. Però adesso mi si spegne la torcia. No? Se tengo la torcia di qua, no, perfetto. Di qui? C'è del rosso, la rrr di Ramarro. Orca Troyes. Daniel, 5 mesi, grazie. Ciao gatto, viva i sfondi dopo tanti mesi. Che tenzo. Hop. Ah, sì, mi ricordo. Pong. Pamf. Ma lui c'ha il torcione, c'ha. Calcio in faccia. Mamma mia, che fastidio. Focus. Boom. Focussami questo. E ricominciamo con le luci terribili però, Focus now. Grazie anche a Joe per i 20 mesi. Troppo presto, gara. Porca troia, se lui. Ho sbagliato tasto. Boom! Come ha fatto a rialzarsi subito? È mago lui, si vede. Ma ne ho uno dietro, mi sa. No. Sentivo. Salve. You killed us, ci stava dicendo la voce, eh? Oh, streghetta. Ramarro, andiamo in cerca di questo ramarro. È una nuova profondità per i videogame. Spero davvero che grazie a Microsoft riescano a sfornare qualcosa di ancora più esoso. Sì, sì, ma guarda che qualche correzione qui e lì già diventa un gioco decisamente superiore. Per ora il più grande difetto per noi è un doppiaggio in italiano. Il doppiaggio in italiano è una gran mancanza, purtroppo, perché ci sono tante cose, tante voci. Oh, guarda. Ah no, dall'altra parte immagino viene fuori la voce. Devo insinuare? No, devo fare il giro, immagino. Cioè, tante volte le voci ti danno delle dritte che se tu non sai un minimo di inglese non puoi utilizzare sostanzialmente. C'è un pochetti stamattina, no? Siete già tutti addormentati. Buongiorno, bell'esce! Doppiaggio è un gran peccato, però l'aspetto di un gioco classe A o anche doppia. No, ma assolutamente sì! Ma assolutamente sì! Ma infatti questo qui è un malus solamente per noi dell'idioma italico, se si può dire così, perché tutti gli altri, cioè,
Uno che sa bene l'inglese non ha di questi problemi minimamente. Quando si spegne la torcia, rascio. Secondo me, se tu passi la torcia in una maniera meno stolta, non si spegne. E sicuramente dopo essersi bagnata completamente la torcia non si riaccende dopo. È un gioco doppia, è vero. Grazie al Cordio per i suoi 26 mesi. No, ma infatti credo che purtroppo l'inglese sia anche il motivo per cui non è stata una grandissima idea farlo in live. Avesse avuto tutte queste voci che mi stanno parlando nelle orecchie in italiano, sarebbe stata un'altra completa esperienza. Sarebbe stata più fruibile per voi, sarebbe stata più fruibile per me mentre parlo con voi. Però di qua c'è qualcosa. È proprio tutta un'altra esperienza che... La Madonna. Cioè, lo dico di tutti i giochi che l'italiano è importante per noi da fare in live, ma in questo ha maggior ragione perché ci sono tante cose che non vengono neanche tradotte dai sottotitoli. Secondo me col 2 lo traducono anche vocalmente. Sì. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. C'è un altro. C'è un'altra cosa, ma io voglio leggere la... Le picche si baciano. Tornerà mai PlayStation 5 su Amazon? Non credo. Non credo. Però ragazzi, allora, ne ho parlato anche con altre persone. When he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Non si può proprio evitare. No. Porca troia. Ma non è così buio, dai. Ma devo per... Ah no, vaffanculo, guarda dov'è la M. Guarda dov'è. È qua. No, la P. La P, vabbè, aspetta. È quella lì, no? Aspetta, magari ci sono i prospetti. Leila. Non aver doppiato questo gioco ci sta. Gli studi raramente doppiano. No, ma per carità, ma questo non significa che dovevano farlo, altrimenti merde. No, ci mancherebbe. Il mio discorso era un altro. Il mio discorso era, purtroppo a noi non riesci ad accenderla. Lanciala. Purtroppo a noi che magari mastichiamo meno l'inglese, questa cosa qui è un malus. No, forse devo passare. Che paura! Si devono incrociare e non solo toccare. Anche secondo me, però non riesco a farlo in una maniera. Ah, così dici? Insomma, un po' tirata così, Non credo, infatti. No, ma o con l'ombra. Ma non va lo stesso perché vado oltre la porca troia. Cioè non so se magari è semplicemente una ciappola che mi sta fregando questa cosa qua. Magari non è così che va visto. Magari va visto da
dalla luce che c'è di là. Però come faccio a fermare la cascata? Perché se io appena vado di là non posso correre alla cieca, muoio. Qui c'è una salitina. No, forse da lì dove sono sceso, di qua. Io sono arrivato dalla grotta? Stai a vedere. Di qua non siamo mica passati. Quella è una sega. Per meglio non passarci di qui. Guarda qui che bei buci. Ok. Ok. Oh no. Sono morto. Focus non serve a niente a focussarsi. Sì, guarda, ci sono le P. No. Peccato. Questa è una. Una cosa del. Ah, ok, ok, ci sono. Devo entrare, correre tutto a destra, tirare giù il pontile, riaccendere la torcia e tornare indietro. Ok. Potrebbe far passare la torcia tra le due sbarre. Potrebbe fare un sacco di cose che però non fa. Sì, guarda, devo correre di lì. Run baby. Vai, bellissima questa scena con lei che si butta per fare prima a buttare giù il ponte. Mi è piaciuto un sacco, bello, bel dettaglio. Grazie a Gida per i 4 mesi, sì, non metterle ansia, tra 3 mesi è Natale. Ah, non per metterle a me? Da 3 mesi è Natale, ma è praticamente fatto Natale. Guarda che io sto già facendo fare il giro di telefonate del babbo. Gida, per me è sempre Natale. Pensa che lo shuffle della mia musica in macchina mi ha sparato solo canzoni di Natale l'altro giorno. Ed erano 2000 brani in totale. Vedi? Eccolo là! Vabbè, dovrò vederlo dall'altra prospettiva. Prospettiva. Sì, però per un metro senza luce mi sembra un po' eccessivo, signorina, impazzire così. Ecco qui. Che poi non ce ne fosse. Dillian. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world. The longer it burned. Ma io sono finito dalla parte opposta adesso, i sottotitoli, va bene? C'è un buco. How little separates us from what we fear. Keep the torch alight. Le mani. Odio quando nei giochi ci sono le mani che ti aggrabbano il culo. Keep looking for Dillian. Miseria. Cos'è successo a Dillian? Avevamo la sua testa attaccata alla cintola e ci è caduta mentre scappavamo da un mostro incredibile. Ah, adesso ci si spegne, guarda qua. Ah no. Ah sì, infatti immaginavo. Prospettiva. Vai. No, mi sei incastrata, ragazzi, Corro verso lì? Non lo vedo. Dov'è? Eccolo il cinghialotto. Grazie ad Andrea per i 7 mesi. Saluti veneti, signor gatto. 7 mesi di risate, compagnie. Massimo qualità. Oh, grazie. Ce lo fa combattere? Oh, mamma mia. Miseria. Miseria 2. Schivata questa però.
M'ha preso? Che fa? Mi vomita l'alito! Oh oh. Miseria, che figata sto combattimento! Non capisco un cazzo! Ah. No, bellissimo! Sì, un po' un macello, ok, però va bene. Bello bello, eh! Bello bello! Se non si compenetrasse sarebbe meglio, prove. Ma perché? L'avevo schivato. Oh oh. Ma è nulla. Dai, Senuas. Ah! It's not over. Dove va? È andato. Ma qua. Ma qui, qui. Super Beach. Grazie Maya per i 41 mesi. Cazzo! Cazzo mi incula! Cazzo mi incula! Ah! Merdoso! Peccato, cazzo, era veramente, veramente figa come boss fight. Mi è piaciuta veramente un sacco. No, non puoi parare qualunque attacco. Quelli belli tosti ti spaccano lo stesso. Però era scriptato questo, non ho sbagliato. Spero. Okay. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. Okay. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. Ok, quindi hanno cercato di guarirla dalla sua pazzia. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. Quindi lei è scappata e per qualche motivo gli è morto il fidanzato dopo che lei è scappata e lei si sente in colpa. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this, it was my mission to make you hate, to hate itself.
darkness with a passion so great it will focus your mind on this. All this time, I've wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. But take me to the master. To trust you. As deep as we can go. No. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Ah. È la voce della caverna del genio. Sì, però è nella nostra testa. È veramente le notti d'Oriente. Sono tornate nelle nostre mattine. Siete contenti? Immagino di dover accendere il fiaccolone lì. Però, come... La porta, quella è pronta. La vedo, sì, però non ci arriviamo. Bussano. Mother. Come madre? I won't let the darkness trick me again. Brava, brava Senua. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze searching for something. Hai ragione, Gabriel. È che mi devo grattare ogni tanto. Mi gratterò così. That even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Devo uccidere Hela. Però possiede la spada di Odino. Ah. Vado di qua. No, she can't. It's too dangerous. She must defeat her. No, no, voglio andare dritto. Hela is. Belli, la meccanica delle voci mi sta piacendo un po'. Bellissimo. Mi chiedo cosa potranno mai inventarsi per il seguito. È una buona. Sai che ci stavo pensando anche io? Boh. Posso prendere la luce? C'è una fiaccola? No, c'è un cazzo. Perfetto, arrivederci. Senti, è debole, non è forte abbastanza. Ah, di qua bisognava fare Quantum Break. Non riesco mica a capire. Perché non me lo accetta? Perché è una merda. Allora, se io vado di qua, non è sicuramente giù. Figa, lì? Ok. Però per scendere devo rifare il giro indietro. Mi sembrava comunque safe come ponte. Rischiamo di non vedere la fine del gioco, veramente? No. Dici che non lo finisco? Miseria, come la... Tua mamma lurida. Ragazzi, quanti ce n'è? Ho sbagliato tasto. Ho sbagliato dorsale in realtà. Che palle i trucchi di magia della mia balle. Ah!
Ma ha chiuso la porta? Ma scusi. Ma come? Ma c'era un arco qui da qualche parte? Non l'ho notato? Non ho mica capito. Era un barbatrucco? Ci sono rimasto di stucco, effettivamente. Forse si era buggato. No, non credo. Anche perché prima la porta non c'era. È un bug strano. Non c'è la porta e poi ne compare una. Ah no, invece forse, sai, Cipo, hai ragione. Magari si era buggato perché durante il combattimento c'era la porta. Aspetta un attimo, adesso lo sistemiamo appunto. E per me sta inquadrando tutto tranne che il bridge. The final battle, ha detto. Ciao. Che facciamo? Fighissimo. Non è solo un ponte rotto. Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. Non mica capisco. Devo andare dall'alto, immagino, non da qui. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Colin per i suoi 7 mesi. Ah, da qua, da qua, da qua. Grazie mille, bello. Ok. Ok. Però mi serve un'altra prospettiva, perché vedo che mancano ancora pezzi di ponte per completarlo. Me ne vado in culo. Mi sta ficcando molto. Lì in fondo però si fa come? Non si fa. Adesso vediamo. Provo ad andare di qui. Siamo stati qui giù. Sì, di qui da dove siamo arrivati, giusto? Di qui da dove siamo arrivati. Qui su a destra magari? No, non c'è un su a destra. Corbezzoli, non lo so. L'unico punto dove mi fa andare che è inutile, ma dovrebbe essere utile, è di qui a sinistra. Verrebbe da dire che ah no, guarda, eh no, sì, lì ci sono pezzi di ponte di là. Dovrei comparire da quella porta lì sotto? Però come ci arrivo lì? No, non credo. Aspetta, probabilmente da lì in basso posso sistemare, vedi? Forse seguendo la prospettiva da lì sotto posso sistemare, vediamo. Non li vedo più. Forse dal ponte mi fa costruire qualcos'altro per arrivare da un'altra parte. Però è un po' tirata così, non è molto intuibile. Perché uno prima o poi magari ci prova a venire sul ponte, però non lo so. Ah, magari questi pezzi che abbiamo visto volanti erano... No, non è vero, è bucato dal ponte. Vedi, da qua.
Ecco qui, guarda che qui c'è roba. Vabbè, dai. Ah, una porta! Una porta, vedi un po'? Infatti mi sembrava strano che si potesse andare lì senza fare una sega. Grazie a Emma per i suoi 20 mesi. Sono contento, Nana. Sono contento, mi sono divertito anch'io con No Man's Sky. Ok, allora di lì si va, di lì è chiuso. Di qui si va, ma c'è un extra. E allora vado di qui, nel buccio. No, Luca, io non gioco su PlayStation 4. L'ho staccata dopo aver finito... cosa? Come si chiama? Quello dei samurai. Attualmente per me è completamente inutile avere una Play 4 e quindi l'ho data dentro GameStop ottenendo quella simpatica offerta di 230 bombe che ho subito reinvestito nel PlayStation Plus e nel... ho preso anche dei crediti di... del portafoglio di PlayStation. Ok, eccoci qua in vista di PlayStation 5. Non fa l'attacco pesante, però. Dai, ma perché questa... no, dai, dopo il primo che ti prende non puoi schivare il secondo. Però non ti puoi incastrare nei muri. Che fastidio sta roba. Come behind you? Miseria. Ma veramente? Lo vedo male. It's not over. Lo dici te? Ma perché attacchi quello sbagliato? Attacca quello lì che è già mezzo morto. Shottavo prima questo attacco questi. Miseria! Come behind you! Aiuto, aiuto! Che sperla! Muore. Cazzo. No. No, troppo lungo. Miseria, ragazzi. Ma perché è così veloce lui, scusami? Cioè, che senso ha usare il potere della super velocità qua se poi dopo i nemici comunque sono veloci quanto me? Che bel bonus del cazzo. Ma dai, che non l'ho visto. Ok, ok, puttana, che difficoltà. Allora, di qua stavo venendo. Sì. Oh, e abbiamo finito sta merda di non ancora. Allora? Ok. Cazzarola, che fatica. No, la telecamera delle volte si incastra proprio, ma soprattutto anche Senua delle volte si incastra troppo. E come vedi, quando sei a terra, tu devi premere ripetutamente A per rialzarti e lei fa una rotolata. Facendo questo, però, lei schiva anche l'attacco che sta arrivando dell'avversario. Il problema è che, scusate, se rotola contro il muro, l'avversario gli tira una legnata in testa e muore. Quindi mi viene un'ansia incredibile.
Ok, la shortcut. Grazie Rikishi Merda. Salve, sono qui per un altro mese di ficcanza. Ora, se Gabriel cortesemente mi paga le tasse come pattuito. Non era Gabriel che si era offerto, devi pagarti le tasse, se non ricordo male. Ah, di qua c'era un altro passaggio. Ah, il passaggio che abbiamo fatto prima. Ok, capito. Gatto culo, grazie, grazie. Esatto, non era Gabriel che doveva pagare le tasse, ma non sta neanche attento. Non sta. Ed eccoci qui. Porca troia. No. Bitch. No. Sì, però... sembra una sega quella. Zang. Allora, qua invece mi gira il cazzo. Ho premuto tre volte A, ma per farmi l'effetto cinematografico con lui che fa rallenti, non ha schivato. E porca puttana, queste cose qui però mi fanno cagare, perché mi limiti il gameplay. Possono cadere? Ragazzi. Miseria. Oh no. She can focus, non è vero. Ci ho provato. Non mi fa focussare. No. Non mi fa fare il focus. Perché devo fare un parry prima. Ma non me li ha lasciati fantasmagorici però. Però li sto colpendo. Non ho capito niente di quello che è successo. Even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Grazie a Rachel per i 7 mesi, le si vuole un mondo di bene. A lei, grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Molto figa questa scena. Mi ricorda la... I'm sorry. La parte di Skyrim dove vai a cenare con gli dei. Leave me alone. Non so se devo passare attraverso qui. Sembra di sì, però. Sì, non posso evitarlo. Ok, perfetto. Please stop.
Non ricordo se era il Valhalla in Skyrim. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me. Not them. Miseria, che paura. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No! Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Ok. Sommelgard. Ok. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Now this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat. Cannot escape. Tu devi essere Igor. No, if si pronuncia. Is her hell. Grazie ad Assesse, bella gatto, 19 mesi, sono tanti, sono più di un anno, efficacia d'abbondanza, grazie. Quanto anticlimatico. Mamma? L'hanno bruciata sul rogo? Mi ricordo. Grazie a Carafu, buongiorno a lei, grazie. Per i 5 mesi. Ed è stato nostro padre ad accendere il fuoco. Ah, sì, mi ricordo. Grazie anche Inna per i 10, scemo chi legge. Oh no. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. Meno, meno. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Sì, sì, è la voce del padre, ma lei la sente nella sua testa. You created this darkness. You created this darkness so you could hide behind it. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. Ostia. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and
had abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. Cazzo. The darkness is insane and will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Brava, Senua! Selected, ragazzi. Così, giusto per dirvelo. Rinnovate. Avete un minuto. 50 secondi. Aiuto la telecamera, vomito. Valevano in giù in meno. Com'è appagante questa cosa. Grazie mille a Mojito per la subscriptions. Che piedoni lì. Molto bella la musica nelle battaglie così. Mi piace un sacco. No. Questi piedi giganti. Miseria che sberla. Oh oh. Oh oh. Dove va? Dove va? Che attacco? Perché quello lì? Guarda che stronzata delle volte. Mi ha detto Carful, non mi ha detto occio. Ah, che arriva. E no, lì è corto, gatto, corto. You're a liar and a murderer! And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god! Look at you. Run forward, moving backwards to worry your mythical past. You're making a mistake. L'allenamento dura un po' di più, sì. The same mistake that killed him in the first. No, più che altro vanno giù in meno tempo i nemici. Spero che non ci sia un'altra battaglia d'arena, perché sennò... No, come? No, non deve arrivare alla testa quella roba lì! The plague of darkness, the butchering of the animals, man. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Gideon's soul if the darkness is alive? How you saved him? He's here. I know he's here. Gideon, I know you're here. Hold on. I'll find you. Questo è uscito da Final Fantasy. Questo è com'è alto. Ma l'abbiamo già sconfitto.
No, vabbè, il rush dei boss finale mi fa un po' cagare come scelta. Questo lo dico, non mi garba. Il rush finale con tutti i nemici, con tutti i boss, è una roba vecchia. È giusto per allungare il brodo. Figo che si trasforma nei vari boss qua, però... No. Per me no. Come watch out? Ma pure quello lì? Cazzo. Neanche a me piace. Ma dici solo per aggiungere sfida? Oh, io la trovo un po' una... È noiosina sta ultima parte. Non mi sta piacendo per nulla. Aia, ho sbagliato. Una roba che proprio non è di mio gusto. You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Gideon is gone. Gideon is dead. Let him go now. I'm warning you. Or what? No, no, ho capito che è un modo per far vedere che tu sei arrivato fin qua, hai sconfitto tutti questi nemici. Però, cioè, ragazzi, questa qui è la terza battaglia d'arena che stiamo facendo, eh. Anche, basta, sinceramente. Sia con i minion, che poi con i boss, che poi di nuovo con i minion. Non servivano tre giri di questo. Soprattutto perché non riesco a star dietro anche i sottotitoli, mannaggia loro. Don't let your darkness hurt anyone else. Ah, cavacchio, è stato più veloce lui. Sì, però, quanta gente. Cazzo! No! Vabbè. No. Da dove? Vabbè. Non vedo niente. Ah no, ma perché rovinare un gioco così? Vabbè. Aspetta che devo schivare questo. Behind you. Lo so, sono sempre behind me. No, ma non è tanto la difficoltà del gioco che mi turba. Mi turba il fatto che sia così... Schiva! Che palle! Che non schiva bene nei rallenti. Tutti glitchati compenetrati, sti stronzi. Watch out, ecco. Ma che cosa sto vedendo? Non morire. Ho rotolato ovviamente verso l'angolo.
Che fa, signora? Porca troia. Ecco perché ogni tanto si vedeva nera, era lei. Dai, via, c'è. Castrato, ragazzi, sono incastrato. Ma che devo colpire la signora, eh? Perché sennò qua mi sembra che stia andando avanti all'infinito, però la signora non me la targhetta, quindi direi di no. Anzi, la signora mi guarda solo in faccia. Voglio morire, che tocca rifar tutto poi. Dai. No, ma perché non schiva più adesso? Ma ascolto la voce di Senua che dice be careful. Il problema è che non me lo dà con delle tempistiche sempre precise. Lo dice delle volte prima, delle volte dopo. Quindi mi posso affidare solo fino a un certo punto alla voce di Senua. Ecco. Ci ho già provato a colpire la signora. Non va. No, non mi stoppo, no. Non riesco a mettermi però un attimino. Ecco, ma da dove arriva quello lì che non l'ho visto? Ok, dai, fatemi fare un parry. Beh, che cazzo, ovviamente. No, mi dicono di morire, non voglio morire, scusami. Cioè, capisco che magari sia scriptato, ma magari più ne ammazzo, più mi dà bonus dopo. A parte il fatto che non mi sembra una roba talmente chiara da... L'ho immaginato anch'io che di dover morire, che fosse scriptato. Però non mi sembra una roba che il gioco ti dice fallo. Mi ha detto guarda che muori se continui così. Non ha detto ucciditi. Quindi a rigor di logica non mi viene da farmi ammazzare. No, non è vero che ti dice fallo. Ti ha detto prima, o almeno da quello che ho sentito io, la signoria che ti diceva. Vedi, a parte il fatto che tutti questi mille big careful. Sparato quello grosso, no? Ti dice guarda che se continui così ti stai ammazzando. Behind you.
Ah sì, quando sono a terra mi dicono lasciati morire. Sentiamo. Ah, Let It Go Senua, ecco qua. Non l'avevo mica sentito. Ero concentrato nel combattimento. Vedi, questo è un altro difetto della lingua. Io non ho colto, si vede, perché sto pensando ad altro. Dove che forse anche in italiano non avrei capito. Grazie. Secondo me non era così chiaro, comunque. Sembrava solo la super sfidona. Per farti capire l'impossibilità di vittoria. In realtà potevo andare avanti quanto mi pareva, semplicemente con le palle torte, ma stavo andando avanti. Non erano così OP i nemici. Potevano farli più difficili. Avresti continuato all'infinito? Dopo un po' mi sarei rotto il cazzo. Ma era da un po' che stavo pensando che fosse scriptata come cosa. Però ribadisco, i nemici non erano così forti da farmi pensare che fosse scriptata. E quindi pensavo fosse solo una roba lunga. Non ha senso farti diventare overpower e poi obbligarti a lasciarti morire. Esatto, capo, esatto. Anche perché non era così impossibile il combattimento. Era una rottura di cazzo, ma non era impossibile. Cos'è stato? And I can't save Damien. Non è il gioco che ti ha ucciso, sei tu che hai deciso di mollare. Gabriel, non avrei mollato. Lo dovevano fare più difficile, secondo me. Poi gli spiego perché. You're not a lie, but you're a liar. You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. Sono d'accordo col tuo ragionamento, Gabriel, però no, visto quanto è stato punitivo il gioco fino adesso, quando perdevo, anche solo il rischio di morire pensando che fosse giusto per me era inconcepibile. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. Grazie Brezzone per i 7 mesi. Lei crede di parlare ad Ela. Però non era convinta che fosse lei o meno. Adesso vediamo. Ma siamo noi. È Senua gigante. Che storia. Ora che l'ho vista meglio. But if you won't,
Ela? No, perché a me sembra... Cioè, la faccia e anche la gamba bruciata, che era la destra, mi sembrava proprio Senua. A me sembrava proprio, eh. O hanno semplicemente riciclato il modello, perché effettivamente è l'unico altro modello 3D oltre a Senua. Però a me sembrava lei. È l'unico altro modello 3D che non fosse un mostro. No power over me. Invece, appena detto. Porca troia. Anche delle scene prima sembrava lei, ma vista da vicino mi sembrava proprio lei. Adesso vediamo. Devo fare qualcosa? No. I learned the hard way to not be afraid of death, Senna. Because a life without loss. One without love. Però. You turn your back on death. And all you can see is the shadow that it casts. That's a cennacchio per 17 mesi. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Non lascia andare. Eccola. The wonder and the beauty of this world never leaves us.
It is always there, waiting to be seen again. Ah, se lo fa arrivare? No, no, è andata via. Ok. Cioè, è andata via. Le è arrivata la testa, ma se l'è tenuta lì. Follow us. We have another story to tell. Molto figo. Combattimenti finali a parte, molto figo. Il mouse lì in mezzo, fastidioso, togli. Esatto, Senua è rotta da una parte e Ella invece dall'altra. Ora che è finito il gioco, immagino si possa dire che la permadeath era una burla da parte degli sviluppatori. Ah. Che storia. C'è un after credits? No, più che altro perché non volevo uccidermi di copyright. Non c'è after credits. Vedi che il permadeath era una trollata. Però mi ha rovinato il finale quella cosa lì. Accettare la morte di Dillion e accettare se stessa, assolutamente sì. Vabbè, chiudo così, allora. No, mi manca un achievement. Perbacco, quale? No, nascosto! Probabilmente era finire il gioco senza morti. Ah no, anche tutte le rune potrebbe essere. Sì, sì, anche raccogliere tutte le rune. È vero. L'achievement che ti manca è guarda i titoli di coda. Trovare tutte le rune è più probabile, sì. Magari era non morire alla fine. Ti immagini, super duellone? Altre storie da raccontare significa un continuo. Ma l'hanno già annunciato, Martimo. Sarà esclusiva a Xbox. Anzi, diciamo meglio esclusiva Microsoft. Molto bello comunque, molto bello. Io andrei... Cioè, cazzo, 2 ore. Mi aspettavo durasse di più. Lo ammetto. E andiamo su Folcazzi, che è l'unica roba che mi viene in mente al volo. Yeah. E non gioco da un pezzo, tra l'altro, Folcazzi. Dal 19 settembre, guarda un po'. No, non inizio Sunshine adesso, dopo aver finito l'altro. Iniziamo lunedì a questo punto. Sai che mi stavo chiedendo la stessa cosa? Che senso ha un seguito di questo titolo? Sono... Boh, il trailer che si era visto del 2 è lei che praticamente urla al cielo durante un mega rituale gigantesco. Però, ma... Mi fa strano effettivamente un seguito di questo. Sì, sì, l'ho finito, Ricky.
No, no, non guardiamo il trailer, ragazzi. Non, non voglio magari fare spoiler che adesso si collega dopo che ho visto Fall Guys. Piaciuto, Ricky? Sì, ti sconsiglio di farlo in live, nel caso tu avessi in mente di farlo, perché ammetto che rispetto ad altri titoli mi sono perso moltissima roba di questo qui. Lo metto sempre in conto di perdermi delle cose quando gioco qualcosa in live, qui però mi sono perso molto di più. Soprattutto le voci che parlano, delle volte non ci faccio neanche troppo caso. Esatto, Ricky, esatto. Aspetta che adesso sto pensando di giocare a Senua's Sacrifice. Stavo già per fare i perri. Scimmia de merda, eh. No! Yes! Cazzo, secondo o terzo. Merda! C'ero quasi. Grazie a Pum Pum per i suoi 19 mesi. Sì, giocheremo il secondo in live se avrà il doppiaggio in italiano. Altrimenti me lo gioco per i cazzi miei. Perché non voglio fare un po' di simili. Cambio di atmosfera incredibile tra i due. Sì, quasi quasi me lo guarderò il video Becoming Senua. Grazie a Dream Sere per i 24 mesi. Se lo gioca per i cazzi sua, 19, 19, 19. Hanno detto quando esce il 2? No, come tutti i titoli che Microsoft ha presentato, fighissimi, di cui non si sa un cazzo. Tra l'altro non c'è una lineup ufficiale di Microsoft. Cioè, Microsoft non ha fatto una presentazione di là. È la lineup di lancio. Vabbè. Vabbè. Roba proprio strana. Che inizio generazione curioso. Inizio generazione proprio. Vedremo, vedremo. Per me questa generazione comunque le carte in regola per diventare la miglior generazione di sempre a livello di qualità di titoli. Però non ha avuto una gran partenza. I titoli che hanno presentato da entrambe le parti ovviamente sembrano essere veramente super super fighi. Poi forse durante questa gen esce addirittura Elder Scrolls 6. Magari con i soldi di Microsoft li mettono un po' di pepe al culo. Ma. Tranello che esce dei. No. No, allora. Credo che un buon 90% di questo inizio gen sia colpa del Covid. Guarda che ha fermato tutto per diversi mesi. Anche. Secondo me sia Halo che Prince of Persia sarebbero stati ad un altro livello di sviluppo pronti molto prima. Poi per Prince of Persia hanno ancora molto tempo. Halo hanno dovuto rinviarlo perché si sono resi conto che non ce la facevano. Perché mi sembra strano, cioè, hanno avuto talmente tanti anni per prepararsela. Poi c'è stato il problema che il Covid ha portato, ovvero la disorganizzazione poi del lancio, perché secondo me loro volevano rinviarla l'anno prossimo le console. Dovevano rinviare l'anno prossimo le console, perché non, cioè, è assurdo quello che uscirà a novembre. Grazie a Dema per la sub. Ma che buono. Sono sopra l'arancia. Che vuole,
che buone queste. È assurdo quello che ucciderà a novembre. E non potevano più rinviare, perché ormai gli investimenti sono stati fatti, gli annunci sono stati fatti, le riunioni con gli azionisti sono state fatte. Hanno bisogno di chiudere un certo tipo di guadagno entro un certo periodo di tempo, e allora le hanno fatte uscire lo stesso. Però le case di sviluppo non erano pronte. Non so dove. Le case di sviluppo non erano pronte, perché la console sicuramente era pronta da tempo, mancava semplicemente la produzione, di cui magari c'è stato un lieve ritardo. Per quanto riguarda lo sviluppo dei giochi, invece, dove la gente lavora di più gomito a gomito ed è difficile fare smart working, soprattutto perché è delicato fare smart working, non è semplice. Perché tu dici, devi sviluppare un gioco che ti serve, stai a casa col tuo PC e sviluppi il gioco. Sì. Spostare file, uno così grossi, due così importanti, in un mondo di leaker, non è banale. Cioè, come avete visto, appena gli hanno dato il trailer di Xbox One S da caricare su YouTube, quello lì, anziché caricarlo su YouTube, l'ha passato a tutti quanti. Come fai? Quindi non potevano più fermare l'ingranaggio che girava dell'uscita delle console, ma non potevano neanche far uscire i titoli al day one, e quindi un day one senza giochi. No, ma sviluppatori e designer, cioè, ma pensa anche quanto Rosic. Halo non dovevano farlo vedere, ad esempio. Per me Halo non era da mostrare, perché era chiaro. Esattamente come Prince of Persia. Sia Prince of Persia che Halo non sono pronti. Ma era chiaro che sarebbero stati pronti. No, no, quello che scusatemi, mi spiego meglio. Era chiaro che quello che abbiamo visto non sarebbe stato poi il prodotto finale. Non era chiaro per tutti, purtroppo, perché molta gente non sa di che cazzo parla. Detto questo, non dovevano mostrarlo, perché purtroppo tu vai a mostrare quel prodotto lì a gente che non capisce un cazzo. E infatti quello è stato, il percepito è stato bella merda che hanno fatto vedere. Sì, perché era pre-alpha, grazie al cazzo che è una bella merda. I giochi sono addirittura peggio quando li vedi così. Però li hanno fatti vedere perché? Perché Halo, se non lo facevi vedere, sarebbe stata una tragedia. Prince of Persia era il titolo di cui si chiacchierava da un sacco e dovevano farlo vedere lo stesso. Qualche titolo c'è. Uno. Quindi non dovevano farlo vedere. Però se non lo facevano vedere, cazzo, ma Halo? E quindi Halo? Io non ho visto Halo. Dov'è Halo? Non è possibile che i leak siano falsi? Allora, per quanto riguarda certe cose, no. Cioè, il leak della One S è stata un calcio in faccia per Microsoft. Microsoft aveva tutti pronti i trailer da far uscire subito dopo l'uscita del prezzo di PlayStation 5, che è arrivato la settimana dopo. Se lo sono tenuti lì fino all'ultimo, è uscito lì che hanno dovuto annunciare prezzi e tutto quanto. No, non credo. Non credo che sia stato deciso prima. Non credo, poi. Sì, ma dai, ma è passato attraverso. Potrei sbagliarmi, ovviamente, perché non sono uno che legge nel futuro, o nel passato, o nel presente. Mafia, volevo farci la serie mattutina, però c'abbiamo i Mario da finire prima. Ve lo vedete oggi da Karim, se volete vederlo. Prima o poi lo giocheremo anche noi. I leak ci sono fuori perché vogliono farci ciar fuori. Ma come fai? No.
Cioè, quindi secondo te hanno leakato metà della trama di The Last of Us perché volevano farla leakare? No, non credo, Marco, non credo. Non tutti, almeno. Sempre pubblicità, sì, sono d'accordo, però ad esempio prendi Ubisoft. Ubisoft non è riuscita a fare una conferenza senza che tirassero fuori tutto. Tutto. No, 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 no. Non è... non è una gran mossa di marketing, ragazzi. Poi ci sono quelli della Apple che erano chiari. Non so se vi ricordate, ai tempi la Apple, quelli lì erano... quelli erano fatti apposta. Poi ho smesso anche la Apple, perché adesso, adesso sono molto più, più stronzi. Ma una volta c'era, ti ricordi, il dirigente Apple che si era dimenticato l'iPhone 4 in un bar e l'hanno trovato e l'hanno, gli hanno fatto le foto e tutto quanto. Tutte quelle cose lì. Quello, quello era chiaramente voluto, quello era chiaramente voluto. Però si sono resi conto pure loro che non, non è. Anche perché il design dei nuovi iPhone è la roba che fa vedere la alla gente le conferenze. Che poi non puoi neanche far vedere tu in live, quindi devi vederla per forza da loro la conferenza. Figurati se... se oggi vogliono farsi leakare il design nuovo, anche se lo fanno lo stesso, perché per forza di cose in fabbriche gigantesche in Cina con centinaia di migliaia di persone che ci lavorano, che hanno un telefono, basta fare una foto in via di produzione e via. Oppure Tim Cook che andava in giro con l'Apple Watch al polso a 2 mesi dal lancio. Vabbè, ma quella è una roba diversa. Quello non è un leak, quello lì è proprio voluto. È ok. Quello lì è un chiacchiericcio che si crea. Un conto è quello, un conto invece è lasciare il telefono incustodito e regalarlo alla gente che ci fa le foto e video. Grazie a Jerez per i 31 mesi. Sì, pare che ci saranno più modelli di iPhone quest'anno. Adesso vediamo. Ottobre, credo, farà la conferenza. Non so. Ottobre? Confermato. Si omologano al mercato con le fasce, ma è già da un po' che Apple non ha avuto guizzi di novità, eh. Apple soprattutto ultimamente ha rincorso, quindi non mi stupirebbe. Offrendo comunque dei servizi interessanti, però in generale ha rincorso molto. Non è più l'Apple di una volta che innovava. Credo che sia chiaro a tutti. Cazzato, Theo Dinoz per i suoi 5 mesi. Sono molti, ma meglio di 4. Ah, non sono molti, ma meglio di 4. Beh, sono d'accordo. Mi hanno infettato. Salve. Perché ah, mi stavo sì, infettando? Mi ricordo. Ah, già preso questo. Aiuto. È cascato, bastardo. Colpiccione. Qua c'è un bel... una bella cuccagna qui sopra. Gatto, salto c'è i salti. Vale, mi sono attaccato al blu. Come non l'ho preso? Scusami. Allora, abbiamo perso. Ti è affettato un blu? Sì, credo si possa fare. Aspetta che magari faccio una seconda stories. Abbiamo finito Hellblade e siamo su Folcazzi. Non so di più. Così, guarda.
Sono un mago. Sono un mago. Maghissimo. Io voglio una maglietta camaleontica nella vita reale. Sì, per fare la spia. Poi devi fare così, tirare dentro. Beh, Jack, basta che ti recuperi inizio live. Ho spiegato per benino tutte le meccaniche. Sarebbe interessante vedere anche il tipo C su iPhone, però sarebbe comodo più che altro vedere il tipo C su iPhone, figa. Con un cavo, vuol dire che vado in ferie con un cavo. Su Focazzi c'è uno skill base matchmaking o tutto a caso? È tutto a caso, ma ecco appunto. È tutto a caso, ma il gioco stesso è tutto a caso, non è skill based, Fall Guys. È skill based veramente fino ad un certo punto. Ma a un certo punto che non ti garantisce di vincere. Al 100% le skill servono non per vincere, ma per arrivare ad una certa quantità di posizioni. Per il resto c'è il culo, solo il culo. Grazie a Wabi Sabi per i 10 mesi, orca troia. Oh, che culo, vedi? Il culo. Tra l'altro nei nuovi Apple Watch non hanno già messo il cavo, la presa a muro. C'è il cavo, ma non c'è la presa a muro. Io ribadisco, che cazzi, non è una roba che mi manca. La presa a muro, ne ho 500 di prese a muro. Certo, se mi danno il cavo USB-C per caricare l'iPhone e non mi danno la presa a muro con l'attacco USB-C, è un po' da strozzi, però non penso. Ma senti di uno che vince per sfiga? Sì, in Fall Guys succede. Delle volte ci sono dei minigiochi che tu cadi, vieni sparato per sbaglio e arrivi primo. E Blade finito, sì. Manca l'alimentatore, esatto, la presa a muro, l'attacco. Senza musica, mamma mia che inquietudine. Serve la skin per vincere. Ho visto Amazon Luna, quando arriverà lo proveremo. Anche Jump Showdown, ho visto gente vincere solo perché caduti assieme al penultimo, ma un metro sopra. Ho visto la foto dello scheletro di Fall Guys, che è praticamente lo scheletro di un pinguino, perché ha effettivamente le ginocchia, però le ginocchia sono interne dentro la pancione. Poi ha un teschio che è dietro e gli occhi che si collegano ai buchi che ci sono. E le mani sono delle manone corte e tozze. Lo scheletro. E sono alti 1,80 m, mi ricordo. È canon, eh? Non è uno a caso su Twitter, ma è proprio il signor Fall Guys che l'ha postato. Questo è che assembramento. A proposito di assembramenti, ho notato che sembra migliorare la situa, cioè non a inizio, fine estate, sembrava che i casi stessero per riscoppiare, c'è stato un incremento che sembrava inizio quarantena.
prima dell'inizio della quarantena, scusami. Adesso sembra, cioè ho guardato, visto che più o meno siamo là. Poi per carità, non siamo ancora fuori pericolo, ma diciamo che mi fa ben sperare. È come se Peppa Pig fosse 2 metri, ma anche Peppa Pig avevano detto che era altissima, no? Stanno aumentando di nuovo, Gabriel, i casi, sì, però non come stava iniziando prima. Non grave come prima. E mi fa ben sperare perché sembra, da quello che dal grafico che ho visto stamattina. No? Ho visto male allora. Io ho visto il grafico, quello da inizio quarantena ad ora. Ho visto che c'è stato un aumento incredibile a fine estate e poi dopo sta facendo su e giù, però non sta andando su inesorabilmente come... Io parlo dell'Italia, ovviamente. Non è tragica come sembrava qualche mese fa, a inizio mese, mese scorso. Grazie a Catherine per la sub. Bologna stanno aumentando bene. Questa è casa mia, gente. Vabbè, adesso sicuramente ci stanno più attenti e sicuramente sono più preparati. Poi la gente purtroppo è stupida e rimane stupida. Che dobbiamo fare? Ieri dicevano che la curva è in crescita, ma stiamo riuscendo a mantenere la crescita molto lenta. È quello che stavo dicendo. È quello che stavo dicendo io. Che è meno tragica di come sembrava un paio di mesi fa. Per fortuna. La gente imbecille, i turisti di più. Sì, sì, sì. Confermo. Anche che con l'arrivo dell'inverno tenderanno a diminuire i casi, perché? Il cremento dovrebbe essere a dicembre, non ora. Ah, però. Beh, saremo tutti a casa con le nuove PlayStation 5 e Xbox Series X. Ho letto di madri fiere di non misurare la temperatura dei figli prima di mandarli a scuola. E 3080, bravo Poldo. PC Mastarace. No, gatto! La miseria, vai. Quanti? No! Perso. Cazzo. Ero sicurissimo. Ma gli ultimi due non erano di fila, gli ultimi tre. Ovviamente il gatto capirà le potenze dei joystick play. No, io sono contentissimo perché finalmente hanno fatto un controller bello. Però, a rigor di logica, a tutte le persone a cui piaceva il DualShock, vi farà cagare il DualSense. Cioè, voi mi garantite che il DualSense farà schifo a tutti voi. Perché lo hanno fatto di dimensioni giuste.
Gli analogici ancora sono sbagliati, per carità, però le dimensioni sono giuste, quindi mi confermate che vi farà schifo al cazzo. DualSense è già più comodo, essendo più grande è già più comodo. Ugo, lunedì. Perché mai? Se hanno un'impugnatura giusta, perché dovrebbe? Mica diciamo per partito preso come qualcuno. Gabriel, non ti nascondere dietro un dito, soprattutto perché il tuo è molto piccolo e non sei capace ad utilizzare i controller di dimensioni umane. A qualcuno piaceva il DualShock? A quanto pare sì. Siamo circondati da gente che apprezza il DualShock. Aia, che salto sbagliato, gatto. Serio? Ho voglia di tocco, non so perché. Faccio prendere così? No. È una tattica anche quella di farsi acchiappare da questi per volare, però non funziona. Meglio, non funziona su di me. Sai che non mi qualifico? Miseria! Miseria! No, non mi qualifico. È persa. Porca vacca. Del VR non ne parlo più, del PlayStation VR, no, secondo me prima del 2022 non se ne parla, ma tranquillamente. Grazie a Daryl per la sub. DualShock era grande, si aveva le mani di Gianni Morani per impugnarlo alla perfezione. Bill, tu non hai mai preso in mano un controller in vita tua, vero? Dopo aver provato il controller della prima Xbox, del 64, del GameCube e dell'Intellivision, posso usare qualsiasi cosa. E il cubo? Secondo me il cubo non era male, era semplicemente troppo piccolo. Troppo piccolo il pad del cubo. Perché era tutto concentrato, ma anche tutto molto stretto. Per il resto non aveva, non era male, Gabriel. Nintendo 64 era un po' un questo nunchuck infilato in mezzo, porca miseria. Quello lì era, vabbè, era la novità, volevano infilarci l'analogico, giusto per poi regalare una cosa da copiare agli altri. Era terribile? No, non lo trovo terribile a livello di posizionamento tasti. Anzi, ho trovato comoda perché c'era il tasto A bello grosso e i tasti vicini erano molto comodi da premere tenendo premuto anche il tasto A. Quindi ti tornava comodo in certe situazioni. I grilletti di GameCube erano brutti. Allora, erano brutti rispetto a dei grilletti... Se devi giocarci con un FPS erano brutti, sì. Per i platform invece non erano male perché avevano la doppia corsia, no? Che tu premi, arrivi fino ad un certo punto, poi clicchi. Non era male come idea. E infatti Mario Sunshine non sarà lo stesso senza quella feature lì. Credo che fosse tra l'altro l'unico gioco che la sfruttava, quella feature lì. Però vabbè. Ah no, anche forse Mario Kart faceva quella cosa lì, che se tenevi premuto un po' ti teneva le cose attaccate al culo, se cliccavi le sparava. A te fa schifo avere pulsanti di dimensioni diverse. No beh, questo è assolutamente una cosa che ci può stare. Ma a livello estetico, intendi? Perché a livello di utilizzo non era male. Allora ce l'ho qua. A livello di utilizzo non era male, tenevi appunto il... Cioè il tasto A dove premi e poi dopo spostando semplicemente un attimino la mano riuscivi a premere tranquillamente tutti gli altri. C'è il problema che le corna sono poco piene, decisamente piccole. Il D-pad, sì, D-pad dimenticabile, l'analogico per me rimane
l'ultimo analogico decente da Nintendo comunque. Non c'è il click, però mi trovo per... Senti qua, come si sticca bene. L'ultimo analogico bello è stato quello. La Wii alla fine ti ci abituavi. Vabbè, la Wii puntava su altro. Come comodità è il dito che va a cercare un tasto simile a quello che sto premendo. Beh no, io invece vado di più di posizione. Non un tasto simile, ma posizione. Che poi volendo, sempre per parlare di dimensioni, vai a pensare a... Ehi, mi serve premere quel tasto che ha quella forma lì, e lo premi. Non facevo più caso di impugnare il telecomando, il Wiimote intendi. Grazie a Black Raja per i 29 mesi. Vabbè, ma il Wiimote... Boh, non lo so, una roba a parte, non la considero neanche tra i controller più o meno comodi. Ecco, se vuoi giocare con una roba scomoda è l'attacco che infili nel culo del Wiimote. Come si chiama? Il Classic Controller si chiamava? Quello che si infilava col cavo al Wiimote per giocare titoli più age. No? Invece sì. Controller Classic era un richiamo allo SNES, ma con un'ergonomia inesistente. No, non in un Chuck. Ho detto il controller Classic, ragazzi. Il Chuck è un analogico. Non fate gli esperti se lo sapete, però. Cazzo, tutti. Il Nunchuck, no. Ho detto il controller che si collega. Il Nunchuck era solo un analogico con due tasti. Era un controller come quello dello SNES, un po' più tozzo ma comunque piatto, ed era una roba scomoda da tenere in mano. Ce l'ho anche quello qui. Dovrei avere la versione rossa che utilizzavo per giocare. Eccola qua, un attimo, ce l'ho. Arriva, porca Ah no, non è vero, non è questo. Allora, questa è la versione che è uscita dopo. Questa qui è la versione nuova che ci hanno aggiunto i due cornini. Ci hanno aggiunto i due cornini perché si sono resi conto effettivamente che era un'idea di merda. La versione iniziale di questo non aveva il cornino. Questo mi sa che è uscito a fine gen. Non aveva i cornini la versione originale. Ed era di una scomodità immensa. Quello solo ovale, esatto. Mi sa che non aveva neanche le due corsie di grilletti. Non aveva grilletti dorsali. Mi sa che aveva solamente dorsali. Però potrei ricordare molto male. C'è qualcuno che se lo ricorda? Perché inizialmente quel controller lì era fatto per giocare al Virtual Console, quindi i titoli più vecchiotti, più classici. Quindi non servivano tanti tasti. Poi dopo si sono resi conto che la gente lo utilizzava, perché comunque usare il Wiimote sempre era un'idea del merda, soprattutto per titoli che non richiedevano per forza di utilizzare il movimento. E lo hanno... Oh no, gatto... E lo hanno risistemato e fatto diventare un controller, tra virgolette, vero. Ma sbaglio? I tubi sono diventati più cattivi. Aveva i dorsali a lato? Ce l'ho, ci giocavo a Smash. Ma a Smash non servono i dorsali e i grilletti. Aveva due dorsali e due tasti piccoli accanto ai dorsali.
Ah, così, hai ragione. Lo ZR e lo ZL. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, avete ragione, avete ragione. Me li ricordo, me li ricordo. Che erano lì tanto per metterli. Wiimote non era molto comodo. Allora, se ci dovevi giocare col movimento, sì. Se ci dovevi giocare a qualcosa che non richiedesse il movimento... Ah, non era così scomodo, hai detto. No, beh, allora, ribadisco quello che dico. Allora, ribaltando la cosa, se dovevo giocare al gioco di movimento, no, non era scomodo. Se dovevo giocare invece ad altro, ero un po' una rottura di coglioni. Perché avevi i tasti messi... Aspetta, vi faccio vedere. In posizioni del cacchio. Addio mio. Qua? Sono sopra l'arancia. Perché... Se tu lo impugni normalmente il Wiimote, cosa fai? Premi la... Vabbè. Premi la A, la B, che è dietro, che è il grilletto. E un po' del D-pad. Però premere i tasti 1 e 2 o anche banalmente la pausa non ti diventa super pratica come cosa. Soprattutto i tasti 1 e 2 che sono fatti per giocarci così, sostanzialmente. Insomma. Poi c'è gente che sostiene che l'Xbox 360 abbia avuto il suo miglior controller. Personalmente non sono d'accordo, perché aveva il vano batteria qua in verticale che poi non puoi mezzo i coglioni, secondo me. Vero Snitch? Si rovinava molto il vano batteria della 360. Dopo un po' non faceva contatto bene. È vero, hai ragione. Non sempre, però è vera questa cosa. È successo ad un paio di amici. Poi bisogna sempre vedere come tratti le tue cose, perché... Ma a me non è mai successo. So di questa cosa perché l'ho vista da amici che lo tenevano attaccato io con lo scotch. A me non è mai capitato. Però ammetto che io tratto le mie cose con i guanti. Degli analogici, no, quello sì, quello è successo anche a me, in vero, che facevano un po' di gioco gli analogici e si rovinavano, e si rovinavano poi anche la gommina davanti dei controller 360, si rovinava il gommino, infatti erano tutti lisci. Io ho del left tiring sul pad. Allora, no, a me quello non è mai successo. Mi succedeva con... Non mi ricordo che... Forse sul Wii. Sul Wii, sì. Se collegavi il nunchuck su Wii, premendo, cioè spostando leggermente l'analogico, lui si configurava così e ti mandava a fanculo il personaggio. Devi staccare ed attaccare. A me si è staccata completamente la gomma dei joystick e del controller pro della One. Ma come cazzo è possibile, Vale, scusami? Tu cosa fai? C'hai delle grattugie al posto delle dita, ma sono perfetti.
la mia faccia. Guarda qua, posso sì, per carità, perché sono un uomo di merda. E credo di giocare più di te. Grazie Sterminator, siamo a 9 mesi di super ficcanza con il gattone nazionale. Sono io! Grazie! Si sta bene. Buongiorno. Forse le dita possenti. Grazie al Bitorzolo per i 20 mesi. Il sudore è acidissimo, che brucia, corrode. Beh, la cosa figa è che li puoi sostituire facilmente. Fai così, lo ingoi come i bambini e poi dopo ne ordini uno nuovo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aigo. È vero, la Play utilizzava i nasi dei cani per fare i suoi cosi, i suoi analogici. Il Keggy uno nuovo, ti immagini? Hai il sudore che corrode, ma i succhi gastrici che ricompongono. Incredibile. I DualShock, quelli della Play 3, degli inizi, venivano via facilmente la pellicetta lì, come si chiama, la gommina sopra, veniva via molto facilmente, sì, nei cosi. Perché lì veniva proprio via la capocchia, se non ricordo male. Su Xbox invece si lisciava, si consumava proprio. Su PlayStation invece si lasciava i pezzi, perdeva i pezzi, no? Si consumavano in maniera diversa. Veniva via il muso del cane, esatto. Su 360 invece c'erano dei 4 puntini e quelli diventavano tutti lisci. Ne ho già parlato di Amazon Luna ieri sera. Sicuramente una cosa interessante da tenere d'occhio e provare. Su Xbox One mi si è consumato di lato. A me, allora, su Xbox One la cosa che mi ha fatto rompere i controller è stata l'aggiuntura. Infatti adesso sto usando il Pro, che è un unico pezzo, credo. No, non è un unico pezzo, ma è fatto da Dio, a quanto pare. L'aggiuntura tra queste due parti iniziava ad aprirsi sempre di più e fino a scricchiolare, ed era una roba che mamma mia se odiavo. Mini controller di Xbox per il telefono. No, è uscito? Una roba portatile? Cazzo. Ma fatto da Microforce? Però una roba più piccola poi diventa più comoda per giocare. Anche se per telefono magari è più portatile. Mi sa che perdo. No? Non perdo. Culla. Grazie Lander, anche tu non sei male. Ciao Vale. Non c'è già il controller Bluetooth compatibile con uno smartphone? Beh, vabbè, eccolo qua. Cioè, tutti i controller Xbox da metà generazione di Xbox One Fat, prima che uscisse la S, erano già iniziati ad uscire i controller compatibili col Bluetooth. Se il vostro controller non ha questa parte nera di fianco al tasto Xbox, se questa parte nera non è scollegata, quindi vuol dire che non è un pezzo a parte quella parte nera lì, vuol dire che il vostro controller ha il Bluetooth. Lo potete collegare tranquillamente al cazzo che vi pare. Porca troia. Oh no! Gatto! Ah! Minchia che buco che c'è di sotto.
bruciata da solo. Non la vedo per niente bene. Siamo rimasti. Io no! No! Quello lì è di sopra, eh. Cazzo, cazzo, cazzo. Mossa stupida. Mossa stupida. Mossa stupida. E vince! Yes! Easy. Ci sono anche i manicotti di Microsoft tipo Switch per i telefoni. Sì, quelli che si attaccano ai bordi. Mi fanno cagare quelle mosse lì a me. Non mi piacciono. Però non sono di Microsoft. Quelli lì non li faceva una... Cioè, li vende Microsoft ma non li fanno loro. Grazie al Barba per i 100 bits. Rinnovate l'abbonamento per il campione. Grazie a Burnai che 17 mesi, che bello rinnovare dopo una vittoria. Vedi? Grazie. Vale di più, vale di più. Me la sento come un premio proprio. Tu devi essere io. No, il padrino si chiama 8-bit-do, ma 8-bit-do non sono quelli che fanno... Guarda, lo cerco. Ma guarda che è veramente quel cazzo di controller di cui parlavo prima di Nintendo. Ma guarda te. Però sembra molto portatile. Molto portatile sembra, sì. Dove che per farti delle partite in... Però lo vendono solamente in USA? Barba, grazie che regali la Saba Valaibi! E Morgana, me l'ero persa, 100 bits, grazie mille! Partite perse, ma una vinta. Quante ne hai vinte tu, Ele, oggi? Dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po'. Dimmi un po'. Quante ne hai vinte tu oggi, in quest'ora che ho giocato io? Dimmi un po'. Dimmi un po'. Quante partite hai vinto, eh? Dimmi un po'. Eh? Le hai vinte tutte, le hai vinte. Cos'è questa gradasseria? No, m'ha preso! Ah, vabbè, dai, adesso m'ha preso. Sì, quello della Razer è quello che mi fa caccare. Grazie, Barba. Non ti mettere così che sembra che i due occhi da sonno incredibili. Ce li ho! Ce li ho! Mi è arrivata un'ondata di stress addosso questa settimana che, guarda, non avete idea. E dovrò registrare dopo. Sai che quasi quasi registro con la maglia trasparente? Dimmi un po'. Nessuna, non ho Fall Guys.
Come mi sta il viola? C'è anche per Switch, purtroppo no. Non ancora. Uppate. Ma i termofischioni cosa stanno facendo in live? Non stanno facendo folcazzi, vero? Sono un amico. Ho cercato online un avvocato per divorziare oggi! E che t'ha detto? Con l'online di Switch sarebbe un po' problematico. No, con la, col wifi di Switch sarebbe un po' problematico. Faccio la ola! Suono? Si è sentito? No? Minchia, ho sentito una roba... No, no, ma ho sentito una roba fragorosa, eh. Non si è sentito in live, ok, però... Miseria. Primi segni della pazzia. Gatto! No, e allora sei stronzo! Da, sono proprio un coglione! Ma si sposti! Più veloce del solito quello lì. Il gatto. Oh dog di merda! Ma mi sembra tutto più veloce adesso. Non so come vai. Come vai? Che vuole sto stronzo? Vai a morire ammazzato. Grazie a Luca per i 27 mesi. A Bologna c'è il sole e temperatura gradevole, grazie. Me lo segno. Che terribile immagine un hot dog fatto di merda. Beh, vabbè, uno stronzo unico. Tra l'altro mi vanno gli hot dog. Io adesso quasi quasi vado e sfido la madre natura, la sfido e vado a comprare le salsicce, quelle che mi ficcano, al Conad. Porca puttana, e mi mangio gli hot dog, li faccio bollire, li metto dentro il pane, ci metto sopra il ketchup e la senape. E un po' di cipolla. E una sottiletta se mi va. Va bene? Cazzo!
Che uomo wild. Come? Che uomo wild. Sì. Aia, vabbè, ma come sono? No, c'è qualcosa che non torna nei rimbalzi, perdonatemi. Cioè, va bene. Ok. Che culo. No, ci cioè sono degli hitbox sbagliatissimi in questa partita. Beh, questo l'ho preso male io. No, no. Vabbè. Aia. Non ti giustifico per la senape, no. Uno squizzo di senape ci va nello dog, Jules. Uno squizzo di senape ci va, porca troia. Bello, Google. No, vabbè, ma c'è... è strano, eh. Cioè, proprio i rimbalzi sono a caso adesso. Senape sì, ma la sottiletta... La sottiletta è colpa di iPhone Parodia, che una volta ha fatto la parodia appunto del... del coso, del Mac... MacBook Air. Ok. E niente, parlava praticamente di questo qua che andava dallo doggaro, gli chiedeva lo dog e poi gli metteva la sottiletta e gli chiedeva $2000. E niente, e lì mi si è accesa la lampadina. Cazzo, la sottiletta sullo dog. L'ho provata e devo dirvi, è ficcante. Metti la sottiletta dentro l'hamburger, la puoi mettere anche nello dog. Fidati. Provate prima di dire. E poi non vi ho detto di metterci, non lo so, una fetta di banana al posto dello dog. Cioè metti la banana, bolli la banana e metti al posto... No, aggiungi una sottiletta. Provala anche nella pastina in brodo. Sì, sì, ficca anche lì la sottiletta. Anche se il formaggino mio, Susanna, lì però stiamo parlando di roba un po' più, grazie Ian per i 38 mesi, buongiorno gattone, ma 38 sono tantissimi, confermo, toglitene un po'. Sì ragazzi, è una maglietta che non si vede, allora è un Kickstarter di un'agenzia governativa statunitense. Allora, è costata parecchio perché è costata parecchio. 4.500 se non ricordo male. Li ho fatturati naturalmente. Però è una maglietta che praticamente ha delle piccole telecamere e dei microschermi grandi come pixel sostanzialmente, che ti permettono di... ce l'ha qui sul colletto. Di fotografare in tempo reale quello che c'è dietro di me e quello che c'è davanti a me, rendendola completamente invisibile. Poi ovvio che è un effetto della telecamera. Se tu venissi qua a casa mia, noteresti che non è poi così invisibile, insomma, si nota la maglietta. Però da distante sembra completamente invisibile. $4.500 ben spesi. Non ho un link, purtroppo. Spedizione, vabbè, chiaro. Anche perché te lo devono spedire con un pacco abbastanza rigido, perché comunque è una maglietta parecchio, parecchio solida. Sono comunque degli schermetti. È morbida, ma non puoi neanche lavarla, per dire, ovviamente. Cazzo, capo, che merda. Ci farai un video, no? L'ho comprata per passione, non per il video. Thank you.
Ciao. Sono venuto qui, non so perché. Aia. Oh no. This is my territory. Oh no. Bastardo? Bastardo? Bastardo, mi fa il tron. Non la vedo per niente bene. Sono rimasti in due. Wow! Double! Tra l'altro, scusami, non c'è roba nuova. Mi mancano delle moto di vittoria diverse. Slow clap. Sì, ma non me ne frega niente. È estremamente brutto. Faccio un cazzo. Carino questo che sbloccherò, però. A livello 39, ok. Ripperello, grazie mille per la subscription. Vi ricordo che rinnovare dopo una vittoria porta il doppio del culo. Le gatto review sono attualmente in pausa perché per vari motivi. Uno, ho visto alcune cose, però sono costose. Quindi stavo aspettando un attimo a comprarle per farci la review. Due, mi deve arrivare un paio di pacchi da Kickstarter, ci vorrà un po'. Tre, c'è stato il Covid, non so se avete notato. La mia idea era andarci molto prima, però... McDrive e Win. Che cos'è McDrive e Win? Continua con i nuovi fantastici premi. Ma che cazzo si vince col McDonald's adesso? Non è scritto! Non è scritto, che fastidio! Che cazzo vuol dire che non è scritto? Mi manda la mail di spam. Ehi! Partecipa e vinci! Basta che prendi più di 10 euro, poi con il codice che trovi vai online. Sì, ma cosa vinco? Cioè, ingolosiscimi in un qualche modo. Che mi dai? Cibo a vita? Sulla guancia. Non è periodo. Serie X, mi ammazzo di Mac. Ti immagini? Sarebbe una bella mossa. Beh, è un po' presto però. Ti regalano il pre-order. Cibo a vita del Mac non è un premio. Sì, Esprit, che lo è. Se ne abusi sono cazzi tuoi, però è un bel premio. La gloria. Vinci, c'è scritto, hai vinto? Sì! E vai in giro per fare festa, lanciare cose. Ho vinto! Ah, è come il pre-order di PlayStation 5. Prima vinci il premio, poi ti dicono che premio è. Prima prenoti, poi ti diciamo quanto costa. Uno dog con la sottiletta. Io vado, io dopo vado. Prendo sulla macchina, non mi interessa. Mi imbrombo tutto... Nel tragitto casa macchina e nel tragitto macchina Conad, ma io vado a comprare quelle salsicce lì. Sì, c'è l'acqua. C'ho la cuonina. E così compro anche il burro che l'ho finito.
burro. E se ne hanno finite? Vabbè, compro i voodoo e me li faccio alla griglia. Cado sempre in piedi. Ma anche le salsicce compra, le fanno, sono proprio quelle del Conad, sono delle salsicce di pollo, credo, se non ricordo male, perché dentro hanno il trito, insomma, e le insaccano proprio loro. Le trovi nei Conad, credo dappertutto, perché l'ho trovato dappertutto quel coso lì. È ottimo, lo fai bollire 5 minuti, adesso non mi ricordo quanto. Le trovi ovviamente nel reparto frigo, non sono robe surgelate o altro, non hanno una confezione, semplicemente le cose, sai, i preparati da noi, quelle confezioni lì che fanno nei vari negozi. Esattamente come trovi il filetto, trovi la salsiccia, li fai bollire, li schiaffi dentro il pane rigorosamente della Mulino Bianco, il pane da hot dog del Mulino Bianco, che per me è imbattibile, leggermente scaldato sul tostapane, tagliato a metà e poi scaldato, tagliato a metà, non separato, ma tagliato, che fa così, non che fa così, deve fare così e basta, ce lo ficchi dentro, ci butti la sottiletta, la sfilacci, metti i pezzi di sottiletta, che così si scioglie quel calore dello dog, ci spruzzi un po' di ketchup, un po' di senape, e se sei un po' esoso, anche un pochino di cipolla fritta. Poi c'è chi ci mette anche il cetriolo tritato, e io quello non lo compro perché poi dopo non lo finirei in casa. Vabbè. Tu sei sempre sul cioè. Quanta roba, ho capito, devo mangiare per benino, accompagnato il tutto ovviamente da delle patate. Basta, sto per andare al Conad. Andiamo tutti assieme. Faccio il raduno al Conad. Faccio la partnership. Magari gli chiedo se mi fanno fare i placement delle salsicce del Conad. Ma cosa vengono a rubare da noi sti stronzi, che non abbiamo niente? Non abbiamo lacrime per piangere. C'è ovviamente l'altro, il mio compare stronzo, che in mezzo ai coglioni non si toglie. Ti togli dal cazzo, brutto pezzo di merda, guarda. Stavo rubando l'uovo d'oro, niente, c'era il coglione lì, incapace di giocare. Vabbè, ma abbiamo perso lo stesso. Ci derubano. Perso. Grazie a Wolf Panzer per i suoi 6 mesi. Questo video è stato sponsorizzato dalle salsicce del Conad. Ah, vabbè, adesso la fanno pure solo per fare. Ah, sì, mi ricordo. Cos'è successo? Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. Vabbè, siamo a zero però. Live di cucina dove si cucina la salsiccia. Sì, ho capito, ma dura 5 minuti. Che video è? Che live è? Quando vai in svantaggio poi le altre squadre ti inculano e giustamente perdi di più. Vado a fare la pipì.
Allora, ha smesso di piovere. Io lo prendo come un segno divino. Non divino. Mamma, Conrad in questo momento mi ha chiesto cosa prendere per pranzo. Però devi fare la lista. Ovviamente non ha senso scrivere il codice dell'emote se non siete sotto, perché altrimenti... No. Fra, no. Tutta gente, quelli che non sanno evitare delle cose facili qui in Fall Guys, è tutta gente che da piccola ha giocato solo Crash e non ha mai giocato a Mario. La salsiccia del destino, sempre il titolo di un porno. Adesso gli ascensori arrivano a 38 gradi, miseria. Grazie a Cobra Kai per i suoi 20 mesi. O a nessuno dei due. È tipo la mia ragazza a cui piace Fall Guys ma è impedita. Ma lei da piccola ha giocato a Mario? S? S, ti sei risposto da solo. Se la gente non gioca ai platform è impedita, ma infatti. Poi perché il Dari, ribadisco, è un gioco che si basa sul culo. Quindi essere bravo ti serve un 1%. Però minchia, vedo della gente che proprio non è capace a fare le cose basiche, cazzo. Ne. Dai, ecco, tipo sto strozzo qua. Spyro era un platform vero. Insomma. 3-2 di più Crash. Giocare a Mario ti dà le basi e le abilità per giocare a moltissimi giochi, confermo. Croc era un platform vero. Toki. Sai che non ho giocato poi la remake lì di Toki? Mi era tornata la voglia, poi non mi ricordo perché per un motivo o per l'altro non l'ho più avviato. Non so proprio Toki. Toki! In sala giochi? Troia. Quello è Metal Slug. Quello è Metal Slug in sala giochi. Qualcosa mi dice che non mi passa qui. Miseria, sta cazzata. Sì, cazzo, sembrano quasi... Apposta calamitati nella mia faccia. Come cazzo è possibile? Vabbè. Va a cagare. Il remake. Sì, è per quello che non l'ho più preso, Gabriel. Perché hanno fatto questo effetto acquarellato, disegnato.
tanto aulico che ci azzecca poco. Io ho preferito sempre la pixel art. Magari mi aumenti i pixel, diventa una pixel art un po' più grande. Ma pixel art, lascia. Meno male che ha giocato a Mario, vero? Non ho giocato abbastanza a Mario per evitare delle cose giganti che mi arrivano in faccia randomicamente. Non conosci Tokichi? È una delle basi del game. Il vero classico di Mario, la frutta in faccia. Tokyo originale si può trovare. Tokyo originale trovi nel MAME. Le ROM. Ma Gabriel, tu che hai preso il remake? Dentro non c'è anche la versione originale? Non c'è il cambio grafica come su... Cazzo si chiama? Poi... Come si chiama quello... non Dragon Boy. Wonder Boy. Wonder Boy. Non c'è? Sì, su Neo Geo, però cazzo, che cazzo ce l'ha un Neo Geo in casa? Ho detto Monkey Island. No, 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 è Wonder Boy era. Wonder Boy. Wonder Boy 3. E lo hanno rifatto. Che troia. Lo hanno rifatto per tutte le console, mi sa. L'ho giocato su Switch ed era molto bello, molto bello. Wonder Boy mi è piaciuto anche perché c'era il cambio non solo di grafica, c'era un tasto che cambiava la grafica e un tasto che cambiava la musica. Quella per me è tanta roba. Quello è così che devono rifare i giochi. Un lavoro micidiale, bellissimo. C'è anche su PC, l'avrebbe regalato Twitch per il Prime. Ok. No, vabbè, i giochi del MAME credo che siano tranquillamente rigiocabili con le varie ROM e non credo sia neanche illegale quel lavoro lì perché non è una roba che puoi recuperare oggi. A patto di avere appunto dei Neo Geo in casa, che mi sembra una roba un po' limite. Ma infatti sarebbe così per tutto, a parte Nintendo che non vuole. Mannaggia. C'è solo la grafica nuova e vari effetti CD, ma è sempre quella grafica. Ah, nella remake, remastered, non so cosa cazzo sia. Proprio brutta quella roba lì. Non mi è piaciuto, sembrava disegnato, ma neanche con troppa cura. Vabbè, Banjo-Kazooie è recuperabilissimo oggi, basta avere il Game Pass, lo trovi... Perfetto, questo qui che ha deciso di girarsi e grabarmi. Dicevo, Banjo e Kazooie lo trovi nel Game Pass, nella Rare Collection. O forse sono fuori dalla Rare Collection. Ci sono entrambi, sia uno che due nel Game Pass. Forse non sono dentro la Rare Collection. Vabbè, ci sono nel Game Pass per chi ho visto. Ah, tutti e tre. Però, Gabriel, forse mi pare di aver visto l'uno e il due fuori. Possibile? Mi sa, che ci sono l'uno e il due fuori. Che li abbiano rifatti? Per Xbox One X? Magari una versione migliorata? Ah, c'è sia fuori che su Rare. Allora, vedi. L'unico gioco del One che non ho comprato. Sì, la Rare Collection... Tanto c'era Viva Pignata nella Rare Collection? Perché sennò è una merda.
fatta Viva Pignata in live, ragazzi. Lo avvio, eh. Goti quello. Però mi sa che non c'è su PC. C'è su PC? Non so neanche se c'è la Rare Collection su PC. Guarda, perché sono pro, posso permettermi di guardare mentre sta caricando. Ci sta mettendo una vita a caricare. Ci sto mettendo un sacco. Merda. Merda. No, lo guardo dopo. C'è su PC? Grandi titoli. Esclusione al One Rare in teoria. Curiosissimo per il prossimo titolo Rare, quella roba lì con i cerbiatti e le cazzate. Quando decideranno anche loro che tipo di gioco sarà, mi farà super piacere saperlo. A meno che non sia un gioco di carte. Che è difficile da parte di Rare un gioco di carte, però sai com'è. Non sai mai di chi fidarti. No, 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 e arrivo primo, bitches. Grazie a Zuzu per i suoi 21 mesi. Vediamo. Tu devi essere Igor. Rare. No, si pronuncia Aigo. Non c'è. È da Battletoads, ma hai fatto della Rare Battletoads lui, quello nuovo? L'ha fatto sempre loro? No, infatti, dell'Ala Studios. Ah, pubblicato da Microsoft e Rare. Però non ha fatto cosa. Vediamo, viva. Oh, bastardi. Cioè, ho scritto viva e mi ha trovato No Man's Sky. Nick Pert, grazie mille per la sub. Su Xbox ci sono più giochi che su PC nel Game Pass. Vabbè, chiaro, quello è ovvio. Pensa che fino a qualche mese fa su PC ce n'erano una decina. Già stanno aumentando le cose. Si vede che ha giocato a Mario. Oh. Che tuffo. Hanno uno AFK. È la nostra occasione. Orca troia. Come gliel'ho servito bene. Sto in porta. Ciao Gabriele, stasera. Bravo. Stupidissimi tutti e due. Minchia, il buffon della situa, bro. Grazie a Gazza per i 100 bits. Gazza per i bits. Zero. Visto che salvataggio. No. Bravo idiota. Ma sei un coglione, no! Vabbè. Stupido, stupido. Mio Dio. Cioè, magari non riuscivo a salvarlo, però me l'ha proprio impedito. Ah,
Ti ha tolto ogni speranza, esatto. Io che entro. Grazie a Dylan Dog per i suoi 36 mesi. Cazzo, siamo pochi stavolta. Non mi capitava da un po' in 5. La race ci sarà. In 5. Ok. Va bene. Non ce l'ho io. Difficile. Perché sono tutti... Crasha? Per me crasha. No. Mi sta aspettando? Non ho capito. Cosa è successo? Perché aspettano l'ultimo secondo per rubare? Va bene. Bella gas. Ecco appunto. È stato strano. Adesso si crea l'assembramento, poi dopo tanto vince semplicemente l'ultimissimo che la ruba al primo. No! Ragazzi, l'ho preso, c'era anche il mirino. Com'è possibile? Come? No, qui c'è qualcosa che non va assolutamente. Cioè, con quale culo? Quale lag, più che altro? No, ha vinto lui. Assurdo. Veramente assurdo. Che cazzata. Ma no, sta roba mi ha fatto parecchio schifo, quindi chiudo. Chiudo qua. Non mi è piaciuto per niente. Non mi è piaciuto per niente perché uno, l'ho grabbato e non l'ho aggrabbato. Due, ho grabbato di nuovo lui e mi ha grabbato quello di fianco. Assolutamente... Merda. Non dico che vincevo, perché ovviamente poteva rubarmela a qualcun altro nel frattempo. Chiaramente il gioco è anche quello. Però assurdo, assolutamente assurdo. Niente. La metafora della vita è ingiusta. Cicioc, come mai ti stai mettendo a spammare dopo che anche gente ti ha risposto? Dai, per cortesia. Fossi qui da ieri? Allora, io vi raido quei termofischioni. E vado a comprarmi l'hot dog. Scrivete ai termosifoni, gatto, oggi mangio hot dog. Hasta siempre.